Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Jekyrin in questa nuovissima reaction. Mi rendo conto di arrivare in ritardo, ma effettivamente è una cosa che di solito faccio, per cui quest'oggi ragazzi, 22 agosto alle 18, perlomeno in questa zona dell'Europa, verrà finalmente rilasciato questo quarto episodio di Life is Strange 2. Io ci tenevo comunque a fare la reaction al trailer che ovviamente non ho ancora guardato. Eccoci qua ragazzi, andiamo a guardare insieme questo trailer che dura 2 minuti. Peggy 18. L'ultima volta ragazzi eravamo in dubbio su chi fosse, su cosa fosse successo. I keep having these nightmares since I came out of the coma. Ok. What do I do now? I'm so different now. I don't even recognize myself. Remember, you gotta do this. 4 times a day, I won't forget. I let everybody down. I lost Daniel. Where would he hide out? We have a lot of people looking for your brother. This is where I am. For how long? It's been over 2 months. The Bureau put his profile out over 4 states. This is where I chose to be. You might spend the rest of your life in prison, or you can talk to me. We gotta be careful now. How would I even find him? Is the whole world out to get me? Nobody will stop me. I'm not afraid. I want to help my brother. It's all I can think about. Have to take control. Okay. Sean. Oh, okay. Caspiterina, allora ragazzi, allora parliamone, caspita. Sean è vivo. Purtroppo in quell'ultimo ragazzi incidente causato da Daniel, a quanto pare ha perso l'occhio, perché lo vediamo verso la fine che ha addirittura una benda, ragazzi, sapete come se la mettevano i pirati. Ebbene, ha perso un occhio purtroppo, è stato in coma a quanto ha detto, e ovviamente Daniel è scomparso, per cui su unico obiettivo, il suo unico punto fisso, ragazzi, pensiero fisso semmai, è quello di trovare e aiutare suo fratello, che però sembra essere svanito nel nulla. Ovviamente, a quanto pare, non so, la polizia, l'FBI, quello che diavolo è intervenuta evidentemente, ragazzi, sul luogo dell'incidente in qualche modo, e quindi hanno trovato Sean, cioè questa tizia che parla con lui, che gli dice appunto che suo fratello comunque lo stanno cercando. Però Sean non è che sta lì ad aspettare come uno scemo, e va lui stesso insomma alla ricerca di suo fratello. Soltanto che ragazzi, cioè, non è che puoi trovare così una persona, nel senso che potrebbe essere andato dovunque, quindi cavolo, cioè è una grossa svolta questa ragazzi, perché adesso probabilmente in questo episodio ci ritroveremo a giocare con Sean da solo, quindi ritroveremo l'essenza di Life is Strange, nel senso che avremo un solo personaggio da guidare. Chissà in quali meccanismi, in quali situazioni ci ritroveremo, a quanto pare anche situazioni molto concitate che vedranno Sean coinvolto appunto in cose poco piacevoli, e chissà in quali pensieri, perché dobbiamo chiederci cosa passerà per la testa a Sean, ragazzi, dopo tutto quello che è successo, dopo che suo fratello è scomparso, dopo che ha perso un occhio, dopo che è stato in coma. Insomma, secondo me ci ritroveremo di fronte ad un personaggio che adesso probabilmente mentalmente sarà anche abbastanza tormentato, per cui la cosa si fa sicuramente estremamente interessante, ragazzi, e intrigante, per cui ovviamente io non vedo l'ora di giocare questo quarto episodio, anche perché è diverso tempo che lo stiamo aspettando. Su via, dopo il finale del terzo episodio, ragazzi, tutti noi non vediamo l'ora comunque di giocare questo nuovo episodio, per cui fatemi sapere ovviamente ragazzi voi che cosa ne avete pensato di questo trailer. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti ragazzi, ciao!
Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!